E nel frattempo sì, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che limita ulteriormente le attività produttive per contenere il contagio. Per i sindacati però non basta, e anche la UIL Marche non esclude lo sciopero. Il servizio è di Francesco Tomei. Poi la linea può tornare a voi in studio. Le aziende hanno tempo fino a mercoledì per mettersi in regola e chiudere. Nel frattempo il decreto è entrato in vigore e lo resterà fino al 3 aprile. La nuova stretta sulle attività produttive limita l'apertura delle fabbriche alle filiere essenziali, a partire da agroalimentari, farmaceutiche e trasporti. Ore di trattative tra esecutivo e industriali hanno tuttavia allungato la lista dei singoli settori in cui è possibile tenere le serrande alzate. Modifiche bocciate dalla UIL Marche insieme all'iter di un decreto prima comunicato e poi aggiustato. Il sindacato chiedeva più chiusure per tutelare i lavoratori. Abbiamo fatto un incontro con il governo insieme alle altre parti sociali, dove si erano definiti i criteri della scelta delle aziende che devono ancora lavorare, considerando vitali le situazioni per circa 15 giorni, non vitali a lungo termine, per cui l'elenco è stato allargato erroneamente. Sottolineando che in alcune delle aziende rimaste aperte non sono ancora garantite le condizioni di sicurezza, la UIL non esclude la possibilità di uno sciopero. È una dichiarazione necessaria per coprire i lavoratori che a fronte della non sicurezza non si recano al lavoro, perché altrimenti incorrerebbero in provvedimenti disciplinari. Resta inoltre aperto il fronte della difesa dal contagio di chi lavora nella sanità. Sono ormai quasi 3 settimane che abbiamo chiesto un confronto per appunto analizzare e esporre le problematiche che i nostri associati ci evidenziano, e quindi ancora non riusciamo. Questo è, lo giudichiamo, un fatto scandaloso da parte dell'ASUR e del Servizio Sanitario Regionale.